Però non ho sentito niente di nuovo. Tiziano ha tirato fuori roba nuova? Sì, è in tour. Ah, e viene... È in tour con un album nuovo, è uscito qualche giorno fa. Ah, vedi. Ma sai se tocca la nostra bella regione col tour? Credo di sì, credo che sia anche già passato. Ah, Ciderbole. Però, Dave, cioè, manca di scudere. Manca fa la chiamata, dice, ragazze. Vedi come sono le persone certe volte, eh? Non è giusto. Ma vabbè, è peggio per lui. Non è che ci abbiamo perso noi, ci ha perso lui. Vabbè. Te lo immagini? Certo. Vinicio, cioè, non si fa così, me. Ma che nome, Vinicio, ecco perché, ecco perciò. Comunque sarà il 23 ottobre. Dove? A Bari. Ah, vabbè, okay. Mo vediamo, ci organizziamo, senza non esce una serata, Vinicio, perché tu lo sai, lavoro. O se non siamo però, in diretta, magari. Però, o se non siamo da altrove. Perché, ecco, altro. Va bene, Lu. Uh-huh. Abbiamo parlato di insalata di riso, abbiamo parlato di cose, come sempre, tutto questo, la vita fa venire fame. Ma che si mangia oggi? Una cosa buonissima, Madonna. Magari ad averne uno adesso, qui già pronto, caldo. Oh, porca tortini paletta. Di patate con funghi e provola affumicata. Viena ris. Allora, vengono fuori circa 6 pezzi, mezzo chilo di patate, pesate con la buccia, 4 cucchiai parmigiano grattugiato oppure pecorino a chi piace, 150 grammi di latte intero o parzialmente scremato, mettete che cosa volete, anche chi usa il latte vegetale, l'importante è che non siano zuccherati, un uovo, 20 grammi di burro, olio di oliva, prezzemolo tritato, pan grattato quanto basta, sale, pepe, 180 grammi di funghi e 120 grammi di provola affumicata. Che bontà! Allora, voi praticamente dovete lessare le patate, io non me la sono neanche scritta perché deve venir fuori tipo quando fate come il purè, no? Quindi lessate le patate, le schiacciate, poi ci aggiungete il latte, ci aggiungete le uova. Prendete ovviamente i funghi, li dovete trifolare, li cucinate con olio, aglio, chi cucina lo sa, olio, aglio, prezzemolo, trifolate i funghi. Quando, mamma li avrebbe messi crudi. Non avevo dubbi. Prendete i tortini, le stagnolette, no? Quelli dove potete mettere anche i muffin. E li foderate un po' con un po' di olio o un po' di burro e mettete il pan grattato e poi mettete una prima parte della patata e dentro mettete i funghi e la provola e poi coprite con l'altra parte. Sopra ci mettete un goccino d'olio, un altro po' di pan grattato, li infornate. Dopodiché, quando saranno in forno a 180 gradi per 10 minuti, ma poi ognuno conosce il proprio forno, prendete il tortino, non lo uscite, mettete direttamente nel piatto e lo mettete davanti alla faccia di vostro marito, che solamente all'odore con la forchetta prenderà e porterà la bocca e vi dirà: come prima, più di prima, damelo per la vita, la mia vita ti darò. Tony Dallara. Il cantante preferito, sì, il di cantante Renato. Preferito di Renato Ciardo, proprio lui così cotto, un video stand. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me, a nessuno voglio bene come a Renato te. Dedica questa canzone a Silvia. Con tanto amore, gli sposi possono venire chiedendole esci a ballare ed escono a ballare al centro dello studio. Tutti gli altri invitati seguono, anche i tecnici. Volendo potete continuare a tenere la birra in mano agli sposi. E mi raccomando al movimento d'anca, al ritmo. Perché arriverà alto. Il momento che l'anca non la potrete più muovere e ve lo dice una prontesi, diciamo, una datata a mamma, da mamma a sciancata qua da Corsica, insomma, di qua una puttana come sempre d'altro cioè la nostra caratteristica è dire le puttanate, vabbè, e metti a dormire a Tony, mo che è già basta praticamente niente, voleva Tony. Oh, Tony, buongiorno.
No, Tony, non ci, ci sta ignorando, Tony, che succede? Perché non ci sarà contatti? Guidando per le strade della California, lo San salutiamo Francisco. Comunque io voglio fare un grande, grande, grandissimo in bocca al lupo, sì, alla Bari. Domani gioca in casa con il Sud Tirol. Per favore, facciamo le orecchie rosse e li rimandiamo a Bolzano. A Bolzano non devono, ragazzi, venire a respirare. Per favore, con gioia qua. Non mi deludete, se no vi vengo a mettere le mani addosso. Ve lo dico mo. Voi alza la mano, forza, che io devo, non vedo l'ora che andiamo in miseria, cioè, ci fa casino in mezzo alla strada, sempre con la birra in mano. No, no, dobbiamo andare in curva, io e te. Ah, pensavo che dobbiamo andare, no, madonna, io paura. Certe volte dici certe cose, ma non dico, così, sobbalzi. No, io quando le dico, però, le infilo, tu certo, non ti preoccupare, no, perché si tratta di infilare, ecco, a un certo punto, no? Ah, ragazzi, e quindi niente, in bocca al lupo alla Bari, o al Bari, viva il lupo! Anche volendo, anche un po' in culo alla balena, e viva, diciamo, la balena, cioè, non lo so. E sono i detti, si dicono quando uno deve augurare qualche cosa. Vabbè, senti, io oggi pomeriggio volevo dire, per chi è della zona, che sono al comune a Ciminazzo e fa da madrina. Ma a questo l'ha fatta madrina madre, vuol cicciottina dire. Come quella di Cenerentola, e anche sbadatella come quella di Cenerentola. Faccio da madrina a questo Welcome Day, che annuncia, insomma, varie attività, insomma, la costituzione di un'associazione che si occuperà dell'estate giovinazzo organizzata però dal comitato delle feste. Insomma, ci sarò io a fare da madrina, a dare il battezzo, diciamo. E quindi ti devi mettere il vestito lungo? No, io penso che mi vestirò, vorrei mettermi la tuta. Ecco. Però siccome non mi sta un granché bene, purtroppo opterò per una miss normale all'Annabella. No, non mi va di starmi ad aggiustare. Stavo dando la mano, volevo augurare questo weekend lungo, perché noi ovviamente domani non andiamo in onda in diretta, ma sicuramente ci saranno le repliche, però domani è la festa domani. Che cos'è l'indipendenza? Così è domani. Che due giù. Oh, ma noi abbiamo iniziato il mese di giugno. E che un altro poco, che poi noi ce ne andiamo, quindi ve lo dico a mo. Non so, poi se ci volete fate una colletta, perché non so se possiamo tornare. detto questo, vi ricordiamo che noi ce la vediamo. E noi ce la sentiamo. E voi? Buon lungo weekend! A lunedì! Ciao! Questo programma è presentato da Molitecnica Sud, www.molitecnicasud.it.